Ora vogliamo fare questo nuovo bagno di luce. Oggi è un bagno provocante e guarente allo stesso tempo, perché dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti dal 35 al 45, gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo con cui sarò battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti i capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così, ma chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Cari amici, cari fratelli e sorelle, che cosa volete? Cosa volete che io vi faccia? Cos'è che volete? Questi due fratelli, che diventeranno poi santi, in quel momento vedevano di più la gloria, erano con Gesù, il Gesù che faceva miracoli, il Gesù che era tenuto in grande considerazione dal popolo. Gli stavano correndo dietro Gesù e c'era tanta folla, era più grande dei grandi scribi e farisei, un grande maestro. E allora gli chiedono, vogliamo stare, anzi gli dicono, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo, devi fare questo e quello. E che cosa volete? Vogliamo sederci nella tua gloria, uno a destra e uno a sinistra. Vogliamo cioè essere stimati, diremo noi. Vogliamo essere tenuti in considerazione, vogliamo essere valorizzati, apprezzati. Quante volte cerchiamo un posto, cerchiamo una stima, vorremmo che gli altri ci vedessero, ci tenessero in considerazione, vorremmo una maggior stima, a volte anche da quelli che abbiamo di fianco a noi. Il problema è nel nostro cuore. Il titolo di oggi era Disistima. E poi competizione, perché poi entriamo in competizione, questi due si sono messi a chiedere quello a Gesù e poi gli altri li hanno sentiti e allora si sono sdegnati, dice con Giacomo e Giovanni, questa competizione che il mondo crea fra di noi, a volte anche nella Chiesa. Se io ho un ruolo piuttosto che un altro sono meglio dell'altro, così mi sento anche meglio, così la mia stima aumenta. Si parla ancora di ferite, si parla ancora di non stima, non conosciamo ancora il nostro valore. Gesù sembra voglia dire: Ma voi valete, volete, al di là di quello che fate o farete, al di là del ruolo, voi valete, valete più di molti passeri, dirà da un'altra parte, nessuno di loro cade senza che il Signore lo sappia. Quindi smettetela di preoccuparvi, smettetela di competere con gli altri nel cercare un posto per farvi vedere. Imparate solo ad amare. Dovete imparare, dice Gesù, a scoprire il vostro valore e se lo scoprirete e il vostro valore è dato dall'amore che io ho per voi, non entrerete più in competizione con gli altri, non patirete più gli altri, non dovrete cercare di essere gelosi degli altri, di entrare in competizione con gli altri, ma amerete. E nessuno potrà rubarvi il posto, come disse Gesù a Maria che stava ascoltando. Nessuno potrà togliervi il posto, tanto c'è un posto per ognuno nella vita. Quindi
Diventa umile, dice il Signore, e nell'umiltà scoprirai il tuo valore e poi diventerai servo per amore. Sì, difatti, dice Gesù, nel mondo quelli che hanno potere schiacciano gli altri, e come stiamo verificando sempre di più anche noi. Invece voi, che siete chiesa, che siete miei figli, che siete miei testimoni, imparate a servire, a servirmi, a servire i fratelli nell'amore, a servire nella famiglia, non a servire nell'amore, non essere schiacciati. Gesù è molto chiaro in questo. E se vuoi essere il primo, no, non farlo, altrimenti diventerai ancora di più schiavo della tua ideologia. Invece inizia ad amare. E vedrai che sarai libero. Chi ama è libero. Come ha fatto Gesù, che ha sempre amato il figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita. Allora entriamo in questo bagno di luce, di stima. Disistima e competizione che abbiamo ancora noi. A volte abbiamo una falsa umiltà, abbiamo ancora. Non capiamo ancora quanto valiamo. Cerchiamo di comprenderlo oggi e farci guarire, e così non dovremo più entrare in competizione, potremo trovare il nostro posto, diventare giusti al posto giusto, nel momento giusto, trovare il nostro posto nella vita e saremo felici e serviremo il Signore. Grazie Signore Gesù che oggi ci chiami per nome a farci guarire da te. Signore, tu con questa parola ci hai illuminati. Veniamo a te, Signore. Vogliamo, come quei discepoli, vedere questi due, Giacomo e Giovanni, che si avvicinano a te e ti chiedono, anzi ti dicono, tu devi fare quello che io vorrei. Quante volte anche noi veniamo da te e vorremmo che tu ci facessi questo, noi vorremmo avere quel posto di lavoro, vorremmo avere quella persona, quel fidanzato, quello, quell'altro, più soldi, più questo, più quello, vorremmo di più. Tante volte vorremmo di più per andare a guarire le nostre ferite, ma questo poi diventa idolatria, diventa ancora di più schiavitù di un ruolo, di una persona, di una cosa. E tu ci dici no, non è questa la via. Giacomo e Giovanni, non è questa la via. Massimo, non è questa la via. Figlio mio, figlia mia, non è questa la via. E noi vediamo gli altri 10 che si innervosiscono e si arrabbiano con Giacomo e Giovanni. Anche noi a volte sembra che qualcuno ci abbia preso il posto, ci abbia rubato qualcosa. Ecco che c'è questa competizione nel mondo. Il nemico ci mette in competizione con gli altri, diventano anche nemici. Al posto di essere fratelli e sorelle, gli altri diventano nemici, persone a volte anche da usare, persone da sorpassare. Ma per cosa? Per cosa? Si vince solo quando si ama. E si ama quando le nostre ferite sono state guarite. Si ama quando non c'è più bisogno di cercare stima negli altri. Gesù ti dice, figlio mio, figlia mia, tu sei prezioso ai miei occhi. Perché? Perché ancora cerchi il compiacimento da parte degli altri? Perché cerchi di renderti bello, bella agli occhi degli altri? Non hai bisogno di apparire, hai bisogno solo del mio amore. Hai bisogno della mia stima, io già ti stimo, ho dato la mia vita per te, perché tu sei prezioso, tu sei preziosa ai miei occhi. Non lasciarti più coinvolgere, non lasciarti più coinvolgere in questa sfida con gli altri, non lasciarti più coinvolgere nella competizione con gli altri. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, questa è l'unica cosa che ho detto attraverso San Paolo. Dovete gareggiare nell'amore, nello stimarvi a vicenda, ma non per poi dire all'altro io ho amato di più, io sono migliore. Tu devi valorizzare gli altri, amare gli altri e
e mentre lo fai la mia presenza sarà in te sempre di più. E quando la mia presenza è in una persona, questa persona sta bene, perché il frutto della mia presenza è l'amore, la gioia, la pace e tanto altro ancora. Tu vali, imparala questa cosa. Il nemico non userà più le tue ferite. Se ti hanno detto che valevi poco, se ti hanno detto che eri un buono a nulla, se ti hanno detto che non avresti mai fatto nulla di buono, che avresti fallito sempre, che eri niente, che eri sbagliato, io ti dico che sei prezioso ai miei occhi. Ti dico che ho dato la mia vita per te. Accogli tutto questo e credilo. Tu mi dici: Gesù confida in te. E allora accogli questo. E non cercherai più negli altri la risposta che è solo in me. Non cercherai più la competizione, ma continuerai a cercare me. E io ti userò per amare, per salvare, per guarire, per liberare gli altri. Così tu avrai trovato il tuo posto in me. E starai bene, perché la mia presenza in te ti farà vivere il benessere divino. Non guardare gli altri come nemici, ma come persone da amare. Come ho fatto io, così la presenza del Padre è sempre stata in me. Ora, dammi ancora il tuo cuore perché io lo voglio guarire. Dammi ancora la tua vita perché la voglio benedire. Dammi ancora la tua esistenza perché ti voglio rendere strumento del cielo, strumento dell'amore. Dammi tutto e abbi fiducia in me.